Le riforme e i loro effetti su economia e società, e questo è il titolo del convegno promosso dal Rotary Club Avellino Est Centenario, che ha richiamato attorno ad un tavolo esperti del mondo accademico, politico e delle imprese. Dopo l'introduzione del presidente Tullio Bongo e i saluti dell'amministrazione con il vice sindaco Pratola, hanno risposto alle domande del collega Daniele Morgera, il professor Paolo Ricci, il vicepresidente di Confindustria Giuseppe Bruno e il consigliere regionale Ettore Zecchino. Questi hanno esaminato la tematica del convegno da diverse angolazioni. Il presidente del club Rotary Avellino Est Centenario ha ricordato la missione dell'associazione sia in campo sociale a favore delle popolazioni meno fortunate, sia le attività che vengono messe in essere a sostegno dei giovani e delle parti deboli della comunità. Ma sentiamo l'intervento del presidente a margine del convegno. Il Rotary ha la funzione di dare un contributo alla società, di migliorare per quanto possibile la società in cui noi viviamo, in cui noi siamo partecipi. E quindi questi momenti sono dei momenti di approfondimento culturale, sono dei momenti di approfondimento che servono a capire la nostra società e servono quindi anche a dare delle impostazioni per quella che è la nostra opera. E noi pensiamo che anche questi momenti siano un contributo all'accrescimento culturale e sociale della nostra collettività, e che si unisce insomma alle altre attività che noi abbiamo posto in essere. Quest'anno ne abbiamo avviato parecchie, stiamo adesso per avviare un corso per pizzaioli alla casa circondariale di Ariano Irpino, che serve ai soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia a recuperare e a reintegrarsi bene con la società una volta che hanno pagato il loro debito. È un progetto sulle dipendenze da Facebook e più in generale dai social network, e questo diciamo serve in qualche modo a garantire i giovani, che sono la parte un poco più debole della nostra società nel rapporto con internet, questo strumento così importante ma anche così pericoloso. Il professor Ricci invece ha spiegato come la riforma della pubblica amministrazione possa incidere positivamente sul piano economico e sociale. Sentiamo. Si può fare molto e allo stesso tempo bisogna ridiscutere i grandi paradigmi che hanno guidato l'economia, l'impresa in questi anni, mettendo al centro, secondo me, la persona umana, che si è un po' smarrita nelle dinamiche decisionali sia delle politiche pubbliche sia delle politiche imprenditoriali. Nel settore pubblico ci sono una serie di riforme, tipo tagli alle province, accorpamenti. Possono dare una vivacità a queste? Ma nascono come operazioni di spending review, quindi nascono per razionalizzare, per ridurre la spesa, quindi saranno messe alla prova la prima occasione, cioè quando effettivamente si realizzeranno meno queste economie. Si sarebbe dovuto discutere in maniera più approfondita il ruolo delle province in generale, il rapporto con il territorio, come vengono gestite le diversità territoriali. Mi sembra che tutto questo sia sfuggito di mano al legislatore prima e all'organo esecutivo, al governo dopo.